Domani alle 20:30 allo stadio Adriatico Cornacchia, che sarà tutto esaurito, 20.000 spettatori, il Pescara affronterà il Foggia per la semifinale di ritorno dei play-off. All'andata è finita 2-2 in caso di parità al 90esimo, previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Nessun indizio di formazione dato da Zeman in conferenza stampa questa mattina, ma il tecnico boemo avrà tutto l'organico a disposizione, compreso Plizzari, che già da ieri si è allenato regolarmente. Non sono mancate delle frecciate al Foggia e a Delio Rossi. I fischi di Foggia, ha detto Zeman, probabilmente saranno bravi loro a fare 4 anni di Serie A come ho fatto io. E poi a Delio Rossi ha detto: ci ho ripensato, non sono io a doverlo salutare perché giochiamo in casa, è lui che deve venire da me perché io sono più anziano di lui. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi chiave della conferenza stampa di Zeman. Come sta la squadra in vista di questa partita di domani, in particolare Plizzari? E questa mattina è arrivato l'annuncio che lo stadio Adriatico sarà tutto esaurito. Volevo sentire un suo pensiero. Grazie. Vabbè, sulla squadra penso che sta abbastanza bene per quello che può fare, visto che ultimi tempi ha giocato tante partite, però i ragazzi non hanno problemi. Plizzari è a disposizione, che si è allenato già ieri e oggi con noi a pieno. E poi per i tifosi. E sono contento che la gente viene allo stadio. Io spero che ci aiuta, ma ci dobbiamo far aiutare noi con la prestazione. Se c'era posto mio, uno qualsiasi era lo stesso entusiasmo perché la squadra ha fatto risultati, perché è andato bene. E quindi la gente quando si gioca per qualche cosa viene. È vero che durante il campionato non ce ne sono stati tanti tifosi, ma per me Foggia ha fatto buona partita e siamo stati bravi noi che siamo riusciti a proporre qualche cosa ogni tanto. Dobbiamo fare di più, sperando che loro fanno di meno, perché è sempre una buona squadra con gente esperta. Noi siamo forse ancora troppo acerbi per starci qui. Mister, io le volevo chiedere su due situazioni in porta. Le gerarchie sono definite oppure Daniello le sta scalando in maniera molto, molto rapida e l'infortunio di Plizzari le lascia qualche dubbio? E come sta De Socus con Jabua che non vediamo da tanto tempo? Grazie. Vabbè, le gerarchie dei portieri, per me sono 3 portieri bravi e poi sono io che devo tirare uno dal cappello e metterlo in porta. E sugli altri che si sono visti, che non si sono visti, io penso che Jabua ancora non è pronto per la caviglia, anche se partecipa e la caviglia ce la mette sui contrasti, più scelta tattica che tecnica. De Socus ha un po' mollato rispetto all'inizio, bisogna che trova delle motivazioni. Io mi aspetto di fare gol quelli che bastano per vincere, poi se ne fanno di più sono più contento, ma non faccio calcoli su quante ne abbiamo fatte e quante ne faremo. È una squadra che è costruita per attaccare, come hanno detto tutti. Lo dicono da 30 anni e quindi la mia gente si dimentica, io penso che a Foggia ho dato tanto e quindi io ripeto, io non li ho sentiti, peccato, perché potevo essere un po' più cattivo, ma io a Foggia ho dato tanto, penso che mantenere la squadra di Foggia per 4 anni in Serie A non è poco. Vediamo se ci riusciranno loro in futuro. Con tutto ciò io sono stato a Foggia sempre bene. Mister, le chiedo l'ultimissima. Domani conferma andrà a salutare visto che si gioca in casa Delio Rossi e chiederà qualche spiegazione sul mancato saluto della gara di andata? Io ci ho ripensato un po'. Visto che sono più grande, spetterebbe a qualcun altro.